Si sta tornando a parlare di anatocismo, ovvero sia di interessi ultralegali, che sono anche tra l'altro rinvenibili in tantissimi finanziamenti, anche pregressi, quindi che sono stati stipulati diversi anni fa, ma il cui conto corrente è stato chiuso da poco o è addirittura tuttora in corso. Quindi bisogna fare molta attenzione, però per instaurare una causa ed ottenere appunto il cosiddetto saldo zero, quindi il ricalcolo, e eventualmente la restituzione di quanto indebitamente pagato, il correntista ha tutta una serie di mezzi istruttori che deve utilizzare nell'eventuale processo. E attenzione perché bisogna naturalmente essere molto precisi sotto questo profilo. Fino ad oggi la giurisprudenza era puntuale nel ritenere fondamentale che il correntista dovesse fornire lui tutta la prova, diciamo, documentale, quindi anche gli estratti conto, che comprovassero quale fosse appunto il saldo iniziale, quindi il ricalcolo e quindi la violazione in sé e quindi l'interesse sostanzialmente illegittimo. Però oggi ci sono in realtà delle sentenze che hanno stravolto questa, diciamo, impostazione iniziale della giurisprudenza, a partire appunto da una sentenza del 15 novembre 2023 della prima sezione civile della Cassazione, che appunto è andata a verificare e a ribaltare una sentenza di appello che era stata proposta sulla base di un ricorso di una società e ha previsto appunto la restituzione grazie a un ribaltamento di un principio molto importante sul mezzo di prova utilizzato dal correntista, condannando la banca a restituire addirittura 128.000 euro al ricorrente. Si trattava in effetti di un cliente che, al quale erano stati applicati interessi anatocistici, quindi sostanzialmente ultralegali, e si è raggiunta la certezza e la prova, appunto, ed è qui il principio cardine fondamentale, non utilizzando gli estratti conti, perché la censura più grossa era appunto che non avesse raggiunto la prova documentale. In effetti la società in questione, interessata da questo giudizio, non aveva prodotto tutti gli estratti conti, motivo per cui ha dovuto procedere con una consulenza tecnica. Grazie alla consulenza tecnica si è riusciti a ricostruire la sussistenza degli interessi anatocistici ultralegali, oltre che quindi sono stati ravvisati, oltre agli importi indebitamente applicati a titolo di commissione del massimo scoperto e di spese non pattuiti, quindi come tali naturalmente ne è conseguita la condanna. E il punto focale è che quindi per provare l'anatocismo della banca al cliente non servono produrre tutti gli estratti conti, basta una CTU che però deve andare a fare e a formulare il calcolo iniziale, chiaramente anche in via presuntiva, diciamo così, quindi utilizzando quella documentazione, anche se non totalmente completa, che gli consente di dare una perizia, quindi un calcolo effettivamente certo e attendibile. Quindi in questi casi è consentito procedere anche in mancanza di tutta la documentazione. Naturalmente, sempre in materia di anatocismo, ma anche di usura, vi rinvio ad altri successivi video, perché tra poco vedremo sempre su questo canale altre novità molto interessanti.